Si parte domani la Punto Tersana Consilina giocherà in trasferta la prima giornata del campionato nazionale di volley femminile di Serie A2. Le cicognine salesi saranno impegnate alle ore 18 al Pala Campagnola di Schio contro l'obiettivo Risarcimento Vicenza. Domani pomeriggio la nuova Punto Tersana Guadalupi dovrà dunque vedersela con la matricola vicentina obiettivo Risarcimento guidata in panchina da coach Rossetto. In casa Antares c'è fiducia, come si evince dalle dichiarazioni del capitano Giulia Salvi. Siamo consapevoli che non sarà semplice contro le vicentine, sarà una gara particolare in cui influirà oltre all'aspetto tecnico-tattico pure quello ambientale. Sappiamo che il Pala Campagnola sarà una bolgia, ma noi siamo pronte. Da capitano dico a tutte le mie compagne: vendiamo cara la nostra pelle e torniamo vincitrici. Capitan Salvi suona la carica per le sue compagne che fisicamente stanno bene e sono tutte a disposizione di coach Guadalupi, il quale ancora non svela il sestetto base che scenderà in campo. Ed allora si dovrà attendere il fischio d'inizio per conoscere chi debutterà tra le seguenti cicognine componenti il roster salese: De Cani, Lestini, Devetage, Salvi, Martinelli, Brignole, Di Giulio, Dallara e Minervini. Intanto il neo presidente della Punto del Nicola Daralla non ha voluto lasciare sole le sue cicognine. Dallara siederà in panchina domani insieme alle sue atlete. Non nascondo di essere emozionato. Iniziamo la nostra terza stagione in A2 con una squadra nuova e giovane, ma sono fiducioso che anche quest'anno riusciremo ad ottenere il traguardo del mantenimento della categoria. Appuntamento quindi a domani alle ore 18 e forza Puntotel!